Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'Altro Cinema. Finalmente è arrivata la recensione che stavate aspettando in molti, cioè la recensione del film di merda. E oggi infatti ci sarà la presenza del caro Dorian B, vi metto anche il link del suo canale in descrizione se non sapete chi è. Salve a tutti ragazzi, io sono Dorian B e oggi insieme a Sinergo recensiremo questo Oasis of the Zombie. È un film del regista Jesus Franco. Un genio, un precursore. Una persona quando va a vedersi questo film esclama: Jesus, perché è una vera cagata, ragazzi, fa veramente schifo. E molti dei suoi film sono considerati dei cult. È il film peggiore che abbia mai fatto. Questo film, Oasis of the Zombie, oppure Oasis of the Living Dead, oppure Live Beam dei Mortes Vivans, quello che cacchio è veramente un film vuoto. Ma vuoto, ragazzi. Tutta la storia è ambientata nel deserto. Tutto. Il film comincia con queste due ragazze che sopra una jeep camminano nel deserto. Camminando nel deserto trovano un'oasi. Ci sono persone che stanno morendo di sete in mezzo al deserto e quell'oasi non la trovano, loro trovano un'oasi. C'è una svastica che si trova per terra e dei teschi umani. Però loro intelligentemente cosa fanno? Stanno sempre lì a esplorarla, capisci? Cioè se ne stanno fottendo, capisci? Chiunque l'avrebbe fatto, anche io se trovo un teschio per terra, io sto lì. Dove c'è il teschio umano c'è vita. Non è tanto che è fatto male, non è tanto che la storia è ridicola, non sono questi i problemi. Il problema numero uno è che non c'è nel creato intero una roba che ti spacchi le palle più dell'Oasi degli Zombie. E io immagino Dante e Virgilio che vanno in giro per l'inferno. A un certo punto Dante nota un gruppo di persone che soffre più delle altre, fa: Virgilio, che cosa sta succedendo in quel girone? E Virgilio fa: stanno guardando l'Oasi degli Zombie. C'è solo musica e inquadrature di deserto, di un cazzo, ragazzi, veramente una stronzata pazzesca. È raro vedere un film del genere, ragazzi, ve lo consiglio. Rispetto per me e per Dorian che ce lo siamo sorbiti da soli, senza la comprensione di altri esseri umani. Anche perché quando premi play per vedere l'oasi degli zombie, gli altri esseri umani spariscono. La storia inizia durante la Seconda Guerra Mondiale. In quest'oasi, appunto l'oasi degli zombie, c'è stato un furioso combattimento tra un drappello di nazi e un drappello di francesi. I francesi a quanto pare sono riusciti ad uccidere sti nazi e il loro ufficiale è sopravvissuto allo scontro. Questo ufficiale riesce a trascinarsi nel deserto finché non viene salvato da un beduino. Sto beduino lo porta a casa, lo cura e lui, per ringraziarlo, gli si ingroppa la sorella. Veramente fantastica la scena dell'ufficiale innamorato che fa un ritratto di lei. Cioè lei strabica con la barba, è orripilante quel ritratto. Un ufficiale nazi, dopo la guerra credo, adesso non mi ricordo bene, comunque sia, va a casa dell'ufficiale francese per dirgli che nell'oasi in cui si è svolto il combattimento dell'inizio del film è nascosto il tesoro che stavano trasportando sti nazi, e circa 6 miliardi in oro, quindi una bella pagnotta. Però ha bisogno dell'aiuto del francese, perché il francese, essendo l'unico superstite, sa esattamente dove si trova l'oasi dove hanno combattuto. A un certo punto che succede? Parlano tranquillamente, parlano, l'altro lo pugnala con una penna sulla mano. Allora, io posso capire che devi fare spettacolo, però se ti ha pugnalato alla mano, perché cazzo muori come se ti hanno sparato al cuore? Cioè che ragazzi, gli pugnala la mano con la penna, tra l'altro, gli pugnala, e posso capirla, cioè, che ti fa male, giusto? Perché giustamente ti pugnala la mano con la penna. Gli pianta una penna avvelenata nella mano e questo tizio muore. Da qui parte la storia, perché il figlio di quest'uomo, ignaro che sua madre sia la sorella di un beduino, parte per l'Africa così, senza motivo. È morto mio padre? Devo andare in Africa. Voglio saperne di più sulle mie origini. Ma vaffanculo, tuo padre era vivo, non potevi scrivergli una lettera? Oh pa, quando è che ci prendiamo un tè, così mi spieghi magari dove sono nato? No, no, devi aspettare che tuo padre muoia per andare in Africa. Anche perché poi successivamente questo ragazzo è insieme a un gruppo di amici suoi, si trovano anche, cioè, vanno anche loro nell'oasi. Porca puttana, nel deserto tutti trovano l'oasi. E poi trovano sempre la stessa oasi. Non è che ne trovano altre, no, sempre la stessa. Da questo momento in poi il film cerca di decollare più o meno a 36 minuti, ragazzi, 36 minuti. Cioè, allora in un film con gli zombie uno si aspetta i zombie, Oasis of the
zombie, Oasis of the Living Dead, quello che cazzo è, tu che ti aspetti? Zombie. No! Per tutta la prima parte del film tu ti rompi i coglioni. E voi direte, vabbè, nella seconda ti rompi i coglioni, perché sti zombie, sì, vengono fuori, uccidono anche qualcuno, uccidono anche l'ufficiale nazi che voleva recuperare il tesoro, per carità, lo infettano, infatti dopo gli daranno fuoco gli abitanti della città perché capiscono che è stato morso dagli zombie. Lo bruciano, sì, lo bruciano. Ho detto, Sinergo, me lo sono visto sto film e ho vomitato. È pesante, cazzo. E a 36 minuti di film cosa succede? Spunta il primo zombie. Il primo zombie di cartapesta. Perché è di cartapesta, cazzo, ragazzi. Lo vedete che è di cartapesta? È una testa fatta di cartapesta che davanti all'inquadratura della telecamera lo fanno camminare così. Ma a me la cosa che ha fatto più incazzare è che tu, ok, non hai i soldi per fare un trucco fatto bene, non hai i soldi per rendere lo zombie come dovresti renderlo, no? Ma almeno, porcaccia puttana, ma glieli vuoi far tagliare i capelli a sti ragazzi che fanno gli zombie? Un soldato nazista con i capelli da fricchettone? Posso capire che c'è anche una minoranza che possa difendere film come l'Oasi degli zombie, ma io credo che sia davvero una delle pellicole peggiori dell'universo. Attacca uno di questi ragazzi comunque che si è accampato lì, e come lo uccide secondo voi? E come lo uccide? Qui in Oasi of the Zombie si uccide strozzando, cioè lo zombie lo strozza, capisci? Cioè non è che gli morde il collo, gli stacca, lo strozza. Ci sono scene talmente merdose perché non puoi dare la colpa agli effetti speciali, non puoi dare la colpa agli attori, non puoi dare la colpa alla fotografia, non puoi dare la colpa a niente, puoi dare soltanto la colpa al fatto che sono state girate come il culo. C'è una piccola troupe di documentaristi che stanno registrando la nenia di un santone, no? Stanno lì con la camera e con il microfono. Cioè uno si occupa delle riprese e l'altro si occupa del sonoro. Tu hai il microfono qua, hai il microfono qui. Si avvicina un ragazzo e gli fa: che state facendo? E questi con il microfono acceso: ah, non lo vedi? Io mi occupo dell'audio, lui si occupa delle riprese. Bravo, testa di cazzo. E adesso nella ripresa ci sei tu che dici questa minchiata. Questi tre ragazzi decidono di fare anche loro una piccola gitarella in mezzo al deserto. Trovano una Jeep piantata contro un albero e cercano il proprietario, non sapendo che il proprietario è quello che è morto, cioè, nel senso, quello che hanno bruciato precedentemente. E praticamente dopo un'ora precisa sta scena, perché comunque già è passata un'ora di film, e ho visto quattro zombie precisi, tra cui uno era di cartapesta, tre erano con la merda di cammello in faccia, e poi, vabbè, quello lì all'inizio del prologo non lo conto, quelle erano solamente due mani, potrebbe essere anche le mani di una qualsiasi persona, e per forza devono essere zombie, perché ripeto, in questo film tu non devi capire. Parte la solita musica pallosa, lenta, moscia, è una lagna, e questa dovrebbe essere una scena terrificante, e invece volano notarelle soffuse, secchiate di accordi maggiori. Io vorrei conoscere di persona chi ha fatto le musiche di questo film per sputargli in tutti e due gli occhi. Anzi no, gli do un beverone a grosso tasso di radiazione, così gli spunta anche un terzo occhio sulla fronte e gli sputo anche in quello, perché non è possibile che tu faccia una colonna sonora del genere e ti definisca anche un musicista. Si accampano anche loro in quella cazzo di oasi. Si accampano. Ma vedi che ci sono i morti? Cioè è successo qualcosa? Che cazzo ti vai ad accampare? Allora vuoi morire? Allora dillo, voglio morire. Dillo. Voglio morire anch'io, allora ti accampi lì. Ma se volevi morire, vieni, entra da me, ho un corpo in testa e t'ammazzo io perché sei un deficiente. Si potrebbe sfuggire a questi zombie anche se si fosse sprovvisti delle gambe. Sono lenti, sono noiosi, sono zombie noiosi. Ti uccidono di sbadigli, non certo squarciandoti la gola a morsi. Si sente tipo... è l'audio sbagliato, perché avranno registrato in sala quelle persone che... e involontariamente l'hanno aggiunto nella pellicola, perché... cazzo! Sono russo! Perché? Perché gli zombie stanno dormendo all'impiedi! Che cazzo di zombie sono coglioni? Quelli non sono zombie, sono sonnambuli! Loro che scappano in quadratura del cielo! Loro che scappano in quadratura degli zombie che escono dalla duna! Loro che scappano, gli zombie che camminano! Loro che scappano, gli zombie che fanno così! Quando tutto sembra perduto, i nostri ragazzi sono in preda all'attacco al rallentatore di questi mostri ferocissimi, spunta il sole,
e questi zombie se ne vanno. Questo fatto che quando spunta il sole nei film di merda il mostro va via è una cosa che ricorre, l'abbiamo già vista altre volte. Il ragazzo rimane sbigottito, incredulo. A questo punto arriva il beduino, lo stesso beduino, il fratello di sua madre, arriva e gli fa: allora, hai trovato quello che cercavi? E il ragazzo risponde: ho ritrovato me stesso. E a questo punto, in nome di Dio, il film finisce. Un abbraccio a Sinergo, un abbraccio a voi tutti, saluto i miei iscritti, i tuoi iscritti, i miei amici, i tuoi amici e il canale Cose dell'altro cinema. È o non è una gran cagata? Minchia ragazzi, porca puttana, che film di merda.